puoi già segnare un giorno molto speciale sul tuo calendario. Il giorno in cui un'esplosione stellare estremamente rara proietterà una luce brillante nel cielo notturno e alle porte. Saremo tutti testimoni di una nova, a seguito della quale apparirà nel cielo una stella completamente nuova. Per settimane questa stella brillerà più di tutto ciò che la circonda. Non è nemmeno necessario un telescopio per assistere a questo spettacolo cosmico. Potrai vedere la nova con i tuoi occhi per settimane. Le nove sono insolite esplosioni stellari in cui enormi quantità di materia esplodono improvvisamente sulla superficie di una stella nana bianca. L'esplosione aumenta temporaneamente la luminosità della stella di un fattore 1500 e il riverbero di questa esplosione sembrerà una nuova stella nel cielo notturno per giorni e settimane. Gli astronomi dilettanti conosceranno la costellazione della Corona Boreale o Corona del Nord. Chi ha meno dimestichezza con il cielo notturno troverà la Corona Boreale tra le costellazioni più conosciute di Bootes ed Ercole. Se vedi alcune stelle molto luminose che formano quasi un arco, sei nel posto giusto. La nuova stella apparirà all'interno dell'arco a partire dalla data della nova. Le nane bianche non sono stelle normali, sono relitti di stelle che assomigliano al nostro Sole, ma sono praticamente già morte. Al termine delle loro scorte di carburante, le stelle piuttosto piccole collassano per formare le nane bianche, che sono estremamente dense e calde. Le nane bianche sono grandi quanto la Terra, ma hanno la massa impressionante del Sole. A causa della loro estrema densità, queste stelle hanno una forte attrazione gravitazionale, che possono utilizzare per risucchiare materia dalle stelle vicine. Una nana bianca può persistere per un tempo molto lungo, anche se non è più in fase di fusione nucleare. Si raffredda lentamente e spesso mostra questo comportamento bizzarro durante questa fase. Estraendo materia dall'ambiente circostante, le stelle morte accumulano così tanta massa da esplodere a una soglia critica. Conosciamo questo fenomeno dai sistemi binari in cui la stella partner è esplosa in una gigante rossa e ha quindi raggiunto la fine della sua vita. Rispetto alla nana bianca, la gigante rossa è molto più ampia e appare più voluminosa, ma non è altrettanto densa e quindi perde la sua massa a favore della compagna, molto più piccola ma più pesante. Viene estratto soprattutto idrogeno che forma una miscela infiammabile sulla superficie della stella bianca. Nel caso di T Coronae Borealis, questa miscela si dissolve in un'enorme esplosione ogni 80 anni circa. La prossima esplosione avverrà nel settembre del 2024. C'è molta eccitazione. La comunità scientifica guarda Corona Borealis con la stessa impazienza con cui la guardiamo noi in questi giorni. La costellazione e la nova sono facili da vedere a occhio nudo, anche se lo spettacolo avrà luogo a più di 3.000 anni luce da noi. Anche se possiamo assistere a questo evento praticamente in diretta, in realtà stiamo vedendo qualcosa che è accaduto 3.000 anni fa. 3.000 anni fa sulla Terra iniziò l'età del ferro, la cultura egizia cominciò a fiorire e in Grecia si formarono le prime città. Per noi, invece, la nova è ora una realtà, poiché la sua luce sta raggiungendo la retina dei nostri occhi o gli specchi di osservazione dei nostri telescopi. La Corona Borealis permette a noi umani di partecipare a questo spettacolo ogni 80 anni. Tre di queste nove sono state finora molto ben documentate. Il rapporto più antico risale al XII secolo e descrive la miracolosa comparsa di una nuova stella nella Corona del Nord. Negli ultimi decenni gli scienziati hanno osservato intensamente la nana bianca T Coronae Borealis e hanno studiato le sue attività in dettaglio. Dal 2015 e dal 2016 sono state registrate fluttuazioni di luminosità sempre più insolite. Ulteriori segnali sono stati gli aumenti delle emissioni radio e dei raggi X. Le osservazioni attuali sono esattamente simili all'attività osservata prima delle precedenti eruzioni di T Coronae Borealis. Le ultime nove del 1866 e del 1946 sono state particolarmente ben documentate e quindi i ricercatori possono facilmente fare paragoni oggi. Nel 2018 e nel 2023 le fluttuazioni di luminosità hanno suscitato grande entusiasmo nella comunità astronomica. I segnali ricordavano sempre più gli schemi osservati prima dell'eruzione del 1946. Nel 1866 gli scienziati ipotizzavano ancora la nascita di una nuova stella. Il noto astronomo William Huggins annotò una stella nova nella costellazione della Corona Borealis nei suoi registri. Circa 80 anni dopo i ricercatori avevano maggiori possibilità e riconobbero l'aumento di luminosità come un'esplosione in un sistema stellare lontano.
Oggi ovviamente utilizziamo i nostri migliori telescopi per documentare e osservare questo importante evento cosmico nel modo più realistico possibile. Oltre ai telescopi, due satelliti sono puntati verso le due stelle 24 ore su 24. Queste missioni registrano l'esatta quantità di materia che la nana bianca sta risucchiando e le variazioni di temperatura sulla sua superficie. Queste misurazioni precise ci permettono di fare previsioni molto accurate su quando verrà raggiunta la massa critica e su quando avverrà la tanto attesa esplosione termonucleare, ELANOVA. Fuga termonucleare, la potenza di 476.000 miliardi di bombe all'idrogeno. La bomba all'idrogeno è una delle armi più pericolose che l'uomo abbia mai sviluppato. Una bomba all'idrogeno di medie dimensioni può radere al suolo un'intera città. Quando la nova sarà visibile, l'incredibile potenza di 476 trilioni di bombe all'idrogeno verrà fatta esplodere su T. Corona Borealis. I ricercatori chiamano il processo che porta a questa enorme esplosione e alla brillante nova fuga termonucleare. Inizia con l'accrezione di grandi quantità di materia da parte della nana bianca. Questa materia è costituita principalmente da idrogeno. Si accumula sulla superficie della nana bianca sotto forma di uno strato sottile e alla fine forma un disco di accrescimento intorno alla nana bianca. A causa della gravità, la materia che scorre costantemente viene attirata sempre più sulla superficie della nana bianca, dove viene compressa e riscaldata. Più materiale attira la nana bianca, più la pressione aumenta. L'idrogeno e il calore formano sempre più una miscela esplosiva e non appena viene raggiunta una quantità critica, esplode. La densità e la temperatura innescano la fuga termonucleare e la forza di trilioni di bombe all'idrogeno si scatena sull'intera superficie della stella e sui suoi dintorni in meno di un secondo. Improvvisamente la luminosità della nana bianca aumenta di un fattore 1500, anche di più. Al momento della devastante esplosione, la nana bianca T. Corona Borealis avrà una temperatura di circa 10 milioni di gradi Celsius. Sotto questo enorme calore, gli atomi di idrogeno iniziano a fondersi in elio. Si tratta sostanzialmente dello stesso tipo di reazione che avviene nei nuclei delle stelle. Ma poiché in questo caso la massa si trova sulla superficie di una nana bianca, l'esplosione è molto diversa. La fusione dell'idrogeno in elio rilascia in un istante una tale quantità di energia intorno alla stella che l'esplosione scaglia gli strati esterni di materia accumulata nello spazio. A questo punto vediamo il primo lampo della nova. Poiché questa volta i satelliti e i telescopi sono puntati su T. Corona Borealis, potremmo essere in grado di osservare il brillamento della stella in modo più preciso e ravvicinato che mai. L'estremo aumento di luminosità è temporaneo, ma la nova sarà visibile per giorni o addirittura settimane. Dopo l'esplosione vera e propria, la nana bianca tornerà lentamente al suo livello di luminosità normale. Se osservi la nova, puoi seguire il lento affievolimento del punto luminoso ogni sera. Nova TBC. La vedrai chiaramente. Vale sicuramente la pena dare un'occhiata a questo sistema stellare. Prima della nova, la nana bianca non può essere vista a occhio nudo perché brilla troppo debolmente. Al momento della nova, sembrerà davvero che una nuova stella luminosa appaia da un momento all'altro. Gli scienziati stanno già osservando ogni aumento di luminosità e documentano i cambiamenti su base giornaliera. Chi ha un buon telescopio potrebbe già essere in grado di riconoscere il tremolio di T. Corona Borealis. Vedremo la nova per giorni o settimane dopo l'esplosione. Questa nuova stella sarà molto facile da vedere anche per chi non ha telescopi o binocoli. Anche se vivi in zone con molto inquinamento luminoso, sarai in grado di riconoscere la presunta nuova stella senza alcun ausilio. Durante il suo periodo più intenso, T-Nova brillerà più di molte stelle più luminose del cielo. Probabilmente brillerà quanto Arturo o Vega. Dopo alcuni giorni, la luminosità di T. Corona Borealis inizia lentamente a diminuire, fino a quando la stella raggiunge la sua luminosità normale ed è appena visibile a occhio nudo. Con un telescopio o un binocolo potrai vedere i dettagli e seguire la luminosità della stella per diverse notti. L'intero evento si svolgerà probabilmente nell'arco di una o due settimane. Se vuoi fare un confronto, dovresti osservare la costellazione prima della nova, oppure puoi osservare la grande stella che brucia lentamente. La nova finale, la morte della stella a puntate. Noi umani vediamo la nova nel sistema di Corona Borealis ogni 80 anni. Quanto a lungo T. Corona Borealis continuerà a mostrare questo spettacolo è incerto.
Quello che è certo è che la nana bianca perderà sempre più potenza. O la sua ultima luce si affievolirà o esploderà in un'ultima brillante nova. Una nana bianca è fondamentalmente il nucleo rimanente di una stella bruciata che non era abbastanza massiccia da finire in una supernova. Dopo l'espulsione dei suoi strati esterni, è rimasta una stella compatta e densa, composta principalmente da carbonio e ossigeno. Queste stelle non hanno modo di generare la propria energia attraverso la fusione nucleare e quindi si raffreddano gradualmente. Tuttavia, poiché la materia delle stelle bianche è estremamente densa, la loro enorme gravità attira la materia dall'area circostante. Di conseguenza, le esplosioni di nova possono verificarsi ripetutamente nel corso di migliaia o milioni di anni. Quando però una nana bianca raggiunge un limite magico, si verifica la catastrofe finale. Al di sopra del cosiddetto limite di Chandrasekhar, pari a circa 1,4 masse solari, la nana bianca non può più rimanere stabile. La stella collassa sotto la sua stessa gravità e muore come una spettacolare supernova di tipo IA. Questa supernova è estremamente luminosa e per qualche breve istante brillerà più di tutte le stelle di una galassia messe insieme. Dopo l'evento si può vedere anche una nuova stella che scompare lentamente, mentre un buco nero o una stella di neutroni si formano al posto della nana bianca. Iscriviti subito e partecipa a ogni nuovo video emozionante!